venga qui un investitore estero, un imprenditore a fare azienda quando sanno che un giorno incendiano un motorino nella Villa Ferretti, l'altro giorno incendiano la macchina di qualcuno che probabilmente dà fastidio perché fa un blog. Insomma, se cerca di intimidire e creare questa cappa di intimidazione, guardate, questo rappresenta la fine dei territori. Il Mezzogiorno d'Italia perciò diventa sempre meno appetibile. E non ci saranno investimenti se ci sarà questo tipo di terre, delle terre dove esiste l'antistato, esiste l'illegalità, esiste la corruzione, esiste il malaffare, esiste la malapolitica. Allora, noi dobbiamo diventare un paese normale. Un paese normale significa che occorre legalità, perché guardate, la legalità è precondizione per lo sviluppo. Se diventiamo un paese normale, allora noi abbiamo tutte le condizioni per crescere, per rilanciare questi territori. Ed è quello che dobbiamo fare. Io da deputato della Repubblica sono qui insieme a voi e spero di farlo insieme a quei cittadini, a quegli amministratori locali che hanno voglia di cambiare il passo anche qui a Bacoli. E allora da oggi potete farlo. Perché da oggi potete essere sicuri che avete un deputato della Repubblica che vi prende per la mano e vi vuole portare sulla strada del progresso, della crescita, della civiltà, dello sviluppo, del lavoro innanzitutto, perché c'è bisogno di lavoro. Lavoro per i giovani. Io non voglio più vedere, come mi capita spesso di vedere a Roma, di dove sei, ragazzi che incontro, io sono siciliano, un altro è calabrese, altri campani. No, nelle proprie realtà bisogna creare le condizioni di uno sviluppo possibile, però per farlo occorre creare dei paesi normali, occorre riportare legalità, buona amministrazione, e se ci sono delle amministrazioni che non funzionano, io li vengo a prendere a calci nel sedere e li butto da giù dai comuni di questa gente che affossano e rovinano il futuro delle popolazioni. Questa gente va cacciata a calci nel sedere ed è quello che bisogna fare subito, soprattutto se si vuole badare al futuro dei giovani e soprattutto se si vuole dare un futuro a Bacoli. Io sto qui soprattutto per lavorare per il futuro dei giovani di Bacoli e per dare una prospettiva seria, normale, di un paese civile a Bacoli. Grazie. Ringraziamo l'intervento di Frato Francesco Barbato e...